E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi siamo qua col Vespa per fare le foto per il registro storico. Però prima di fare le foto per l'iscrizione bisogna fare una cosa molto importante: bisogna togliere tutti i portapacchi, tutti gli accessori, tutte le cose che non sono, diciamo, uscite originali di fabbrica, anche se sono originali magari Piaggio o Vespa. Quindi bisogna togliere tutto quello che non è uscito originariamente dalla fabbrica sulla moto. Quindi via con lo smontaggio. Ok ragazzi, dopo aver smontato tutti gli accessori andrò a dargli una lavata con questo e gli stracci, e una lucidata con questo prodottino VD40 lucidante al silicone, che vi consiglio, link in descrizione ragazzi. Ok, le foto che sono da fare su tutti i quattro lati della moto, ovvero dritti i due lati, e in più ci sarà da fare le foto al numero di telaio e il numero di telaio in contesto, ovvero da un metro di distanza, anche se non si vede, però ve lo fate vedere. Quindi adesso facciamo le foto, e le foto devono essere su sfondo neutro, ovvero ad esempio il bianco va benissimo. Quindi via con le foto. E niente ragazzi, le foto le abbiamo fatte, per questo video è tutto. Nel prossimo video ci trasferiremo sul computer e vi farò vedere come procedere con l'invio di tutti i documenti, e vedremo un po' la procedura come sarà. Quindi per questo video è tutto, vi ringrazio ragazzi per aver seguito anche questo video, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Thank you.